E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo ottavo episodio della serie di Jedi Fallen Order. Nello scorso episodio abbiamo scoperto di tutto, siamo stati su Dathomir, Era abbiamo parecchio scoperto tempo che non vedevo. come sono nati i Fratelli della Notte e chi è che guidava la Sorella della Notte, e abbiamo scoperto che questi non erano altro che un Jedi che essenzialmente si era convertito al lato oscuro. Abbiamo inoltre rivissuto l'Ordine 66 e abbiamo avuto una sorta di contatto anche noi con il lato oscuro, che ci ha portato alla distruzione della nostra spada laser. Da questo abbiamo poi scoperto che l'avvenimento che ha tagliato fuori Era Sir dalla parecchio tempo che forza, non altro non vedevo. è che un contatto con il lato oscuro per la rabbia di aver ceduto alle torture dell'impero. In questo episodio siamo atterrati su questo pianeta ghiacciato che a quanto pare è Illum, e dove dobbiamo ricostruire la nostra spada laser utilizzando i resti della nostra vecchia e quelli di Sir. Allievi, il momento della riunione incombe. Usate le vostre abilità saggiamente. A quanto pare questo è un pianeta importante per i Jedi. D'altronde, se siamo venuti qui a ricostruire la nostra spada laser, un qualche collegamento ci doveva essere. È molto strano il fatto che Sir ci abbia portato qui senza spiegazione, ci ha semplicemente detto che qui dobbiamo ricostruire la nostra spada laser. Non sappiamo però dove ci troviamo precisamente. È passato molto tempo. Però sì, mi ricordo. Tutti i Jedi vengono qui da giovani. O meglio, venivano, quando c'erano ancora. Come non detto, a quanto pare siamo su un pianeta in cui c'è uno dei pochi tempi Jedi rimasti. Molto importante a quanto pare per la formazione dei Padawan. Mi ricordo, il maestro Yoda sciolse quella porta per farci passare. Non con la forza, con quel cristallo. Vi passò la luce e ne trasmise il calore. Possiamo farlo anche noi. Ora, io non ho mai sentito parlare di questo tempio Jedi in particolare. Non so se sia una mia svista, diciamo, una mia ignoranza, probabilmente sì, o se effettivamente è un luogo nuovo. Magari se ne sapete qualcosa, scriveteci qua sotto nei commenti. Ok, ho sciolto l'altra parete. Ok, dovrebbe essere fatto in teoria. Sì, yes! Too powerful! Squagliti tutto. Proseguiamo all'interno del Tempio Jedi. Da quello che so, in ogni caso, il rituale più importante per un Padawan consiste nell'andare a recuperare il proprio cristallo per la spada laser. Mi verrebbe quindi da pensare che sia questo che stiamo andando a fare. E che magari finalmente possiamo anche sbloccare un nuovo colore della spada laser, trovando appunto un nuovo cristallo. Il cristallo Kyber mi sta chiamando. Siamo vicini. Non è il Esattamente come vi vicino cristallo dicevo. Kyber, è il contrario. Sì, un po' come te. Esattamente quello che vi dicevo, appunto. Il rituale più importante per un Padawan è quello di procurarsi il proprio cristallo Kyber, che in realtà, come ha detto Cal, non è Speriamo che regga. il Jedi che sceglie il cristallo, ma è il cristallo che sceglie il Jedi. Il problema è che qua è tutto molto franabile, quindi non penso che ci arriveremo molto in fretta. Dov'era quando l'hai visto? Era diretto alle caverne. Gridava, ma non l'ho trovato. Era di un'allieva che si è lasciata spaventare. La sua prova era troppo impegnativa. I ricordi riaffiorano. Una cosa che ho trovato sempre molto, tra virgolette, affascinante è comunque la severità nei confronti dei Padawan da parte dei Jedi. Lo vedo brillare. Ci avviciniamo sempre di più al cristallo. Dicevo comunque, una cosa che appunto mi ha sempre colpito è il fatto che i Jedi fossero molto ma molto severi con i loro Padawan, nonostante non fossero altro che bambini. Da una parte posso, tra virgolette, capire, anche se molto, non difficilmente, ma alla lontana, che un addestramento del genere abbia bisogno di requisiti abbastanza alti.
Però è anche vero che i Padawan sono essenzialmente dei bambini, vengono presi sin dall'età più giovane per appunto venire addestrati. Vede, non avvicinarti! Vede! Fidati di me. Il fallimento non è la fine, amico mio. Sto bene. Sto bene, amico. È giunta l'ora. Forse questa è l'ultima volta che mi vedi. Riesco a percepire la fine dell'ordine Jedi che incombe. No! Il fallimento non è la fine. È una tappa fondamentale del cammino. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Come te, BD-1. So che lungo la strada incontrerai qualcuno coraggioso e tenace almeno quanto te. E tu lo aiuterai, come hai aiutato me. Ma la tua memoria andrà completamente perduta. Sei proprio sicuro di volerlo? Avviare criptaggio totale memoria. Solo attraverso un legame profondo i tuoi ricordi verranno ripristinati. Ho fiducia in te. Come sempre, del resto. E sono più che certo che mi rimpiazzerai con la persona giusta. Addio, vecchio mio.
i tuoi ricordi. Li hai rischiati per me. Sì, anch'io mi fido di te, amico. Sì, hai ragione. C'è ancora una possibilità. C'è sempre una possibilità. Avanti. Una scena molto bella. Devo dire molto bella. E vediamo cosa... Oh, possiamo cambiare colore. Fermi tutti. Non mi interessa della scena, voglio cambiare il colore. Oddio. Raga, ho paura che il colore rimanga quello per sempre. Possiamo farlo bianchino, rosa, violino, blu, verde, fucsia o giallo. Oddio, non lo so. Sarei per il giallo, eh. Va bene, io direi che ci vediamo nel prossimo episodio perché non so cosa scegliere. No, non è vero. E andiamo di bianchino, dai. Sperando che poi si possano cambiare. Che figata, il bianchino era assolutamente il colore giusto. E possiamo dividere le spade. Ah, è un attacco a sé, quello della spada divisa. Attenzione, Padawan. Non sei tu che scegli il tuo cristallo, è lui a scegliere te. Una cosa che ci ha ribadito più volte anche Cal. Devo dire, però, non ho ben capito il discorso del cristallo. Cioè, all'inizio il cristallo era distrutto e poi si è ricomposto, ha preso vita, boh. Questa cosa non l'ho ben capita. E dobbiamo anche capire che fine ha fatto il maestro Cordova. Ok, continuiamo. Non so dove andrà a parare questa missione, tra virgolette. Oh, porco, no. Oh, l'ho affettato di tutte e due. Ok, ciao. Ora però devo assolutamente recuperare vita. È incredibile vedere questi cristalli dopo quello che abbiamo passato. Sir, dobbiamo andarcene. Hanno occupato Illum. Stai bene? No, mi hanno visto. E non è tutto. Estraggono i cristalli Kyber. Capitano, pronto al decollo. Ma cazzo, effettivamente non avevo associato questa cosa. Siamo sul pianeta Jedi. E c'è l'impero che sta estraendo cristalli Kyber. Lì per lì non ci avevo fatto caso. Minchia, siamo messi maluccio. Ho violato la loro cifratura. Manometto le trasmissioni, ma le ripristineranno. Forse guadagneremo un po' di tempo. Grazie. Ci sono assaltatori ovunque. Illum era il nostro pianeta, Cal. Fa che se lo ricordino. Hanno riparato tutto e chiamato rinforzi. Ogni Star Destroyer nel settore è diretto qui. Se arrivano qui prima di te... No, non siamo arrivati qui per farci catturare. Ci sarò. Oh no, la TST. Sì, abbiamo visite. Di Agrisa di chiudere. Due TST. Cosa? Con l'impero che devo per fuori? Sei fuori, Cal. Fidatevi. Va bene, chiuderemo la nave.
Ripone per il camminatore. Dov'è il comandante? Ciao. E via sulla Mantis. Via via, proprio fast. Ce l'hai fatta? Sì. Non sarei qui senza di voi. Su Bracca sognavo di assaltare Coruscant con sopravvissuti del Consiglio dei Jedi. Invece, all'ordine rimangono uno scommettitore, un Jedi fallito e un Padawan mancato. Un branco di falliti. Puoi dirlo forte? BD è l'unico affidabile. Ha lasciato che Cordova cancellasse i suoi ricordi così da poterci guidare. Ma entrambi desiderate sacrificare tutto. Per proseguire anche quando sembra impossibile. Fallire fa parte del viaggio. Ora l'ho capito. Grazie. A tutti voi. Ok ragazzi, quindi sembra che abbiamo finito anche per questo episodio. Ora che siamo in un certo senso rinati, possiamo finalmente aprire la porta della tomba di Kujat e prendere questo benedettissimo Astrium. Ma lo faremo nel prossimo episodio. Detto questo, io direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividete, lo dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come i miei video, vi lasciamo qua sotto la descrizione, che è bellissimo, nuovissimo. Fatecelissimo sito, e detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.